La pastiera è un dolce tipico della tradizione pasquale e oggi voglio rivisitarla insieme a te in una buonissima versione al fondente. Seguimi! Prepariamo la frolla in una planetaria munita di foglia. Metterò dentro il burro a temperatura ambiente, lo zucchero a velo, il limone grattugiato, la vaniglia e il pizzico di sale. Faccio girare la planetaria fino a che gli ingredienti si amalgameranno tutti per bene. Perfetto! Ora che abbiamo ottenuto questa crema, aggiungo i tuorli e la farina. Ora aziono di nuovo la macchina fino a ottenere un composto omogeneo. Bella liscia e profumata. La metto qua al centro e la stendo tra due fogli di carta forno. Perfetto, ho tirato la mia frolla ad uno spessore di mezzo centimetro e ora vado a metterla in frigo a rassodare. È il momento di preparare la crema pasticcera. In un pentolino verso il latte, poi aggiungo la scorza di limone grattugiata e la vaniglia e porto a sfiorare il bollore. Nel frattempo in una ciotola mischio i tuorli con lo zucchero semolato e l'amido di mais. Il latte è arrivato a temperatura, lo verso nel composto di tuorli. Vado a rimetterla sul fuoco, nel pentolino, e mischio fino ad addensare la crema pasticcera. Ecco, la crema pasticcera è pronta, come vedi si è addensata. La metto in una pirofilina di vetro, puoi usare anche una ciotola, quello che hai, la copro con la pellicola a contatto e la lascio raffreddare a temperatura ambiente. Mi dedico al ripieno, in un pentolino ho già messo il latte a sfiorare il bollore, aggiungo il burro, lo faccio sciogliere e poi aggiungo il grano cotto che come sapete è piuttosto compatto. Porto a bollore il grano per farlo ammorbidire. Lo verso in un contenitore basso e largo in modo che si raffreddi più velocemente. Sempre per il ripieno procedo a mettere la ricotta in una ciotola insieme allo zucchero. E ora mescolo per amalgamare il tutto. Ora aggiungo le uova. 100 g di crema pasticcera fredda. Le scorze di un limone e di un'arancia grattugiati, dei cubetti di arancia candita, il composto di grano ormai freddo e in ultimo aggiungo la crema gianduia fondente. Il ripieno è pronto. E passiamo alla preparazione proprio della pastiera, quindi io ho uno stampo con fondo estraibile molto molto comodo. Se non hai uno stampo del genere, utilizza una tortiera a cerchio apribile, perché sennò sarà molto difficile poi estrarre la pastiera dallo stampo. Io l'ho spruzzata con dello staccante, tu puoi imburrarla e infarinarla. Ovviamente ci sarà tanta pasta in esubero che ci servirà poi per fare invece le striscioline. Facciamola aderire bene ai bordi dello stampo. E adesso che il fondo della nostra tortiera è pronto, vado a versare all'interno il ripieno. Impasto gli avanzi di pasta frolla e li vado a stendere sulla carta forno. Ora vado a ritagliare le strisce che mi servono per decorare la pastiera. La pastiera è pronta, ora va in forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa un'ora e un quarto. Ecco, la mia pastiera è pronta, sarà un perfetto fine pasto, dolce e irresistibile.